Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Quest'oggi sono qui a parlarvi, scusatemi un attimo la voce, ma non so perché in questi giorni ce l'ho un po' rovinata e mi scuso anche per l'assenza di ieri. Ieri avrei dovuto pubblicare un video, non l'ho fatto. Allora, oggi sono qui a parlarvi del motivo per cui non bisogna più caricare le batterie dei propri smartphone fino al 100% e non bisogna lasciarle scaricare. Mi raccomando, prima che questo video inizi, iscrivetevi al mio canale se non l'aveste ancora fatto, lasciatemi un commento e un like, condividete il video con tutti i vostri amici e niente, adesso cominciamo. Allora, intanto, da dove nasce questo mito delle batterie che vanno ricaricate? 20 anni fa, ossia quando c'era ancora il Nokia 3310, c'erano le batterie, c'era un tipo di batteria, non mi ricordo come si chiama, mi sembra i polimeri, ma non, no, non me lo ricordo, sinceramente, forse era polimeri, non lo so. Comunque, c'era un tipo di batterie che avevano un grosso problema. Ossia, queste batterie, quando voi le andavate a ricaricare e le staccavate, ad esempio, al 90%, avevano la memoria. Ossia che se voi le staccavate per troppe volte al 90% o all'80%, le batterie alla fine non si caricavano più di quel punto, più di quel, più di quel, quello lì che... Più di quanto le avevate lasciate caricare le volte precedenti, non si caricavano più. Come se andavate a caricare il telefono doveva essere totalmente scarico e spento. Adesso invece, con le batterie agli ioni di litio, questo non serve più. Quindi è inutile scaricare il telefono fino allo 0% e ricaricarlo fino al 100%. Non succede niente, anzi gli fa più male. Perché? Perché le batterie agli ioni di litio, gli ioni sono dei, non sono dei coglioni, ma sono delle particelle, ora non so bene fisica, quindi ve lo spiego un po' terra terra, sono degli atomi si chiamano, sì, mi sembra di sì, che praticamente devono stare sempre in movimento, quindi la batteria si deve essere carica e scarica. Quindi se voi la attaccate quando è al 20% e la staccate quando è al 60%, non succede assolutamente niente. Assolutamente niente. Se voi invece la lasciate scaricare fino allo 0% e poi la ricaricate fino al 100%, potrebbe diminuire la vita della vostra batteria, perché gli ioni si caricano e poi si scaricano, non hanno mai un ciclo di carica e scarica come vorrebbero loro, ossia stare sempre in movimento. No, una volta caricati si lasciano scaricare e questo non va bene. Ora, quale sarebbe il modo corretto per caricare una batteria agli ioni di litio? Beh, il modo corretto sarebbe caricare dal 20% all'80%. Esatto. Quando voi avete il telefono al 20% lo attaccate, quando arriva all'80% lo staccate. Non arrivate mai al 100%, ossia, arrivateci, ma non tutte le volte. Fate anche in modo di non arrivare, fate anche in modo di non arrivare al 100%. Come se scaricate il telefono ogni tanto allo 0%, non vi succede niente, basta che non aspettate che la batteria si scarichi fino allo 0% tutti i giorni, perché non vi fa affatto bene. Quindi ragazzi, questo video sulle batterie termina qua. Se vi è piaciuto lasciatemi un commento e un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Interrupt scan in zoom 4 mi zoom in scan interrupt.